Tu pensi che oggi è più facile arrivare quando Mario Trevi all'inizio, diciamo, c'erano sono tutte, pochi. due, tutte, tutte le due epoche sono difficili e facili. Per esempio, all'epoca mia, quando io sono entrato in questo mestiere, se così lo vogliamo definire, una volta era arte, adesso è mestiere. E allora è stato difficile perché? Perché oggi trovato innanzi a me Sergio Bruno, per esempio, dei cantanti napoletani però, che poi. Per giunta venivano pure i Grillaro Nord, perché Napoli è stata veramente diciamo, la radice di questo grosso lavoro, perché Napoli è una miniera, noi l'abbiamo fatta, era una miniera d'oro, poi è diventata una miniera di piombo. Ma nemmeno i piombo. E allora per me è stato difficile perché? Perché uscire in mezzo a quei grossi cantanti, questi grossi cantanti che ci sono, per esempio Sergio Bruno, Franco Ricci, Maria Paris, Gloria Cristiana, Aurelio Fierro, Tullio Pane, Giacomo Rondinella, insomma, Nunzio Gallo, eccetera, eccetera. Allora per me era molto difficile, perché? Perché poi venivano un Nord, veniva Claudio Villa, veniva Giorgio Consolino, veniva, non so, Taioli, Togliani, Latilla, Nilla Pizza, Carla Bore, allora era molto difficile. Era Perché? difficile. Però era facile perché? Perché ognuno di noi teneva la voce a sua. Invece Cioè, quando oggi. cantava Giacomo Rondinelli, ci stava cantando Giacomo Rondinelli, quando cantava Tullio Pane, chi sta Tullio Pane, quando cantava Aurelio Fieri, chi sta Aurelio Fieri. Noi invece sono tutti un cantante e questo è diciamo, il difficile di oggi. Però il facile di oggi è che il pubblico è bravo, il pubblico per esempio sia a Davanaca, da Giardini, insomma, scarpa un po' più palcoscenico, non nemmeno, perché dice insomma pure un po' di scuole, invece prima no, prima alla volta, per esempio, diceva no, vatti, non Baini, vattallo, aro, sabunar, allora chi va così, e si inchinava, diceva sempre grazie, 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 fino a che poi non arrivava veramente in scarpa, allora quando arrivava la scarpa, un capocomico diceva, prego, prego, vieni a cadere, adesso mi hanno rubato, e così finiva, capisci? Allora, invece, ma no, il pubblico è bravo, c'è cioè, qua su, chi sarà un buono guaglione. Come fa il professore qua poi, capite? Perché poi ci sarà qualcuno che potrà dire ma Treve aiuto là per fare insomma il maestro, no, per l'amor di Dio, non esiste proprio questo discorso. Ma voglio dire che la canzone l'ha creata Napoli, Ah, cioè certo. canzone, la parola canzone l'ha creata Napoli, l'hanno creata Boi, Dai da Ferro, Muro, eccetera, eccetera. E chiaramente ci sono stati dei maestri che sono venuti dopo questo qua all'altezza che hanno dimostrato come Pisano, Cioffo, perché Pisano e Cioffo non è dell'epoca di Boi, Dai da Ferro, Muro e di Giacomo, però hanno fatto certe cose che hanno intercastrato pure lui. Allora, vedi, si somigliano le due epoche con i cantanti Pasqualillo, Papacce, Parisi, Donna Rum, eccetera, eccetera, insomma, questi qua, assieme a Boi, Tagliaferro, Muro e compagnia cantante. E questi qua del dopoguerra si somigliano, insomma, gli autori e i poeti che sono Pisani, Cioffo, Rendine, Vianna, Mazzocca, eccetera, eccetera, assieme a Sergio Bruno, Maria Paris, Aurelio Fieri, Nunzio Gallo, eccetera, eccetera, e si somigliano in grosso modo, insomma. Cioè non hanno fatto sfigurare la nostra bella Napoli. L'hanno portata, cioè l'hanno proseguito. Un Vesuvio non si è mise a manafuoco perché insomma ha detto no, ma sta facendo fare brutte figure. Ma se invece per esempio la mamma Rai ci dà la possibilità anche a noi di dimostrare quello che siamo, allora a un certo momento vedo che anche i giovani che portano orecchine, vedono che facciamo certe cose e ci può stare una distinzione che possono dire, ah ma chi sono più artisti che di là che ci fanno e per i coppa che la non hanno cioè voglio dire che se ci fanno dire anche a noi la nostra, può darsi che noi la sappiamo dire meglio che di là che arricino un perché i cantanti del nord non me ne vogliono, sono venuti a Napoli per imparare certe cose. Come no? Non da noi, ma dai nostri maestri che ci hanno imparato a noi, hanno imparato pure a loro. Non ti scordate che è venuto un certo chiamato Carlo Buti, insomma Giuseppe Cioffa, e tu, ma tu sai che sei un scostumato quando canta, ora ti impari a cantare io. E l'ha fatta cantare certe canzoni. E questo vorrei dire ai giovani, carissimi amici miei, colleghi, vi dovete aggiornare. Vi dovete rendere conto, ma da mettere in capo che insomma dovete leggere, dovete seguire, o se no non potete fare carriera. A un certo momento io ti posso raccontare anche perché Carlo Buti teneva la moglie con il mancavo, quando essa diceva, hai visto che cosa ho fatto cadere il teatro giù, perché diceva tu non fai niente, tu non fai risordo. Perché chi lo diceva? Lo diceva appunto che non fai i capo, ma fai più meglio, o no? Sì, E dunque chi era Carlo Buti? È benissimo.
E Carlo Bude è Carlo Bude, voglio, insomma, di chi parlava. Diciamo è stato il caposcuola di tutti gli stati, poi sono stati i vari Claudio Villi, Giorgio Consolino, Luciano Daiolo, insomma, e tutto quanto. O no? Non sto parlando di Beniamini Gigli, Caruso, perché chi è nato settore, là è la lirica, ma ha finito indanato qua, insomma.